Federico Melchiorre, abbiamo incontrato qui nella sede della Maceratese, l'oggetto del desiderio della Maceratese da tantissimo tempo si è realizzato, sarà il nuovo centravanti della squadra biancorossa nel prossimo campionato. Maceratese contenta, lei penso anche lei. Sì, io sono molto contento, onorato di stare finalmente nella squadra della città dove vivo e spero di fare bene come tutti si aspettano, insieme ai compagni e al resto della squadra e della società. In lei i tifosi biancorossi rivedono la ripetizione dei fasti, dei pagliari, dei morbiducci che sono rimasti nella storia del calcio biancorosso. Lei è una punta, quindi ha tutte le caratteristiche, oltre di essere maceratese doc, per riuscirci. Continuano tutti a fare queste vigilanze, però mi sembrano un po' troppo alte al momento per me, quindi voglio rimanere un po' più, volare un po' più basso e pensare a fare solo un buon campionato, come tanti si aspettano. Se a quei livelli... Ecco, io glielo auguro personalmente. Il fatto che lei sapeva di essere nel mirino della tifoseria, se non altro, lei ha parecchi amici maceratesi, e della Maceratese, ci ha mai pensato nei suoi 2-3 campionati ultimi col Tolentino, soprattutto l'anno scorso quando c'è stata proprio la lotta al vertice fra la Maceratese e la squadra Cremisi? Un pensiero... L'ha mai turbato, insomma? No, beh, un pensiero c'è sempre, però fino a che non c'è stato un contatto non è mai stato preso troppo sul serio. Col Tolentino c'è stato, ho fatto due anni. Ancora li ringrazio per tutto quello che ci siamo dati a vicenda, però adesso c'è quest'altra porta davanti e c'è a scrivere una storia anche qua adesso. Lei per venire a Macerata ha rinunciato a qualche offerta di più consistente dal punto di vista di campionato, di livello, di prestigio, di società? Ho preferito venire qua a Macerata. Non voglio parlare più di tanto del calciomercato che c'è stato, l'importante è che sto qua.